Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi giocheremo SnowRunner e volevo fare questa missione qua, linea caduta, che richiede longarine 1 e 2 blocchi di cemento. Allora, longarine ce le abbiamo e sono qui, quindi potremmo disimballare il carico, sganciare il rimorchio, posizionarci accanto e metterlo sul nostro cassone con la gru. Vediamo se questa volta non distruggo mezzo mondo. Freno a mano. Attacchiamo il motore. Attiva gancio. Ok. Ah, forse vuole il motore su. Sì. Ok. Ci siamo. Allora, giriamo. Ci allunghiamo un po'. Colleghiamo. Ok. Perfetto. Giriamo un attimo la camera. Ok. Iniziamo un attimo. Piano. Adesso vediamo se riusciamo a ruotare il carico. No? Sì, ok. Vediamo se riusciamo a girarlo. Piano piano. Ok, se noi facciamo... Lo scolleghiamo? No, eh. È un po'... Non è facile comunque. Ok. Imballa carico. Perfetto. Poi ripristina gru e attiva gancio. No, ce l'avamo già. No, no, no. Togli il gancio. Ok. Andiamo a fare la missioncina. Allora, la missione. Allora, usciamo da qua. Sempre dritto. La linea caduta. Quindi praticamente si va qua. Poi continuiamo per di qua. Non però qui. Magari più qui. Questa stradina, arriviamo qui e poi ci blocchiamo qua. Perfetto. Proseguiamo. Andiamo. Naturalmente dobbiamo sbloccare anche un altro. Dobbiamo sbloccare un altro potenziamento che è qua vicino. Però faremo dopo con la Jeep, col nostro pick-up. Buttiamo giù questo cartello. Anzi, ce lo portiamo dietro. Vai. Ok, sì, abbiamo ricevuto un po' di danni. Non è un problema. Livello... livello 3. Un po' poco, però. Quant'è che ci manca? 820.002 per il prossimo... il prossimo livello. Dovremmo incominciare a sbloccare un po' di ruote. Dovremmo comprare anche un camion migliore. In modo tale da... vediamo se riusciamo a anche sbloccare delle nuove ruote per questo camion qui. Non sarebbe male. Così possiamo viaggiare molto più velocemente. Diciamo... incastrarci meno nelle varie pozzanghere che andiamo a trovare. Viaggerebbe molto meglio. Ok. C'è questo bel viaggetto, tipo qui, qui c'è il fangone. Qui dovremmo andare sempre dritto, lì c'è un'altra missione. Poi vedremo che missione è. Però qui, esatto, qui praticamente c'è un altro rimorchio pieno zeppo.
di cose. Secondo me lo possiamo usare. Vediamo se si aggancia. Se si aggancia, possiamo portarcelo lì. Oppure magari ci prendiamo il carico. Non sarebbe male. Vedo che già incomincia a piovere. Perché se noi riusciamo, dato che abbiamo la cruz, ci spostiamo il suo carico di qua. Non c'è bisogno, andiamo a prendere il cemento. Ecco, che è successo? Ah, ok. C'era un attimo di schifezza per terra. Qui c'è l'albero caduto. Quindi stiamo attenti, lo spostiamo un attimo. Poi c'è sempre la fortuna, eh. Io ho sempre fortuna. E sempre giornate di pioggia. Un po' di asfalto che non guasta mai. E qui... Perché? Non lo so, perché è andato lì, va bene. Allora, qui noi dobbiamo andare lì a destra. Sì, ok. Quindi andiamo a destra. Via. Perfetto. Andiamo. Per questa bellissima strada dovremmo trovare il traliccio caduto. Questo ci apre, ci sblocca un'altra strada molto utile per passare dall'altra parte. Eccola qua. Ci siamo quasi. Via. Frena a mano. E spegniamo il motore così non consumiamo benzina. Accettiamo la missione. Iniziamo la traccia. Quindi vuole una longarine. Ce l'abbiamo. Perfetto. Adesso ci servono due blocchi di cemento. Ora, i blocchi di cemento, lui dice che ce l'ha questo. Quindi noi torniamo indietro. Ma ci serve un'altra stazione di benzina qui. Una stazione di servizio, non lo sapevo. Torniamo indietro, andiamo qui. Vediamo se ci possiamo prendere tutto il rimorchio oppure no. Non ne ho la più pallida idea. Abbiamo il motore. E andiamo. Oh, 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 occhio. Facciamo... Vediamo se riusciamo a fare una retro... Così, aspetta, vediamo un attimo. Ok. Vai, dietro. Accendiamo le luci. Via. Due blocchi di cemento. In teoria dovrebbe averlo quel rimorchio lì. Ne ho visti quattro addirittura. Siccome abbiamo la gru, possiamo fare il giochetto della gru e andarli a prendere. Spostarceli sul nostro carico. Sul nostro camion, scusate. E così ci evitiamo di andare fino al magazzino. Vediamo un po'. Vediamo come riusciamo a farlo. Vediamo un attimo se ci riusciamo. Più che altro. Ok, qui è un 4x4. Non ci sta da Dio. Perché slittiamo anche tantissimo. Qui lo prendiamo a destra perché lì c'è l'albero a terra e tutto il fango. Qui si scivola. Ho spaccato un attimino il motore. Picchiato dentro. Ok. Togliamo le ridotte. Qui c'è una palude. È un postaccio quello lì, eh. Ci siamo quasi arrivati. Ce l'abbiamo quasi fatta. Via. Ci conviene qui entrare in marcia. Sì, col retro. Andiamo. Piano. Vai di retro. 4WD. O AWD. O 4x4. Se ce la facciamo a raccoglierlo questo qua. Nuovo rimorchio, vediamo. Collega rimorchio. Sì. Ok, proviamo, eh. Ce lo trasciniamo. Sarà pesantissimo. Perché ho 1, 2, 3, 4 blocchi, cioè. Infatti facciamo veramente fatica a trasportarlo, eh. Molta fatica. Che proprio non si muove proprio. Ma andiamo veramente lenti. Quindi sono indeciso se... Sono indeciso se portarcelo di là oppure no. Proviamo.
facciamo questa pazzia, siamo un long vehicle. Fino a quando ci abbiamo l'asfalto non abbiamo problemi. Poi vediamo se riusciamo a portarcelo nel garage. Però con questo che abbiamo due di quelli, andiamo, siamo attenti, piano al motore. Se riusciamo a passare è un po' dura nel fango. Andiamo di ridotte di potenza. Piano piano, forse ce la facciamo, eh? Se facciamo così, ci vediamo un attimo col verdicello. Passiamo questa parte che c'è l'albero caduto e ci potrebbe dare fastidio. Ce la facciamo solo col 4x4? Dobbiamo stare sulla destra perché lì c'è il pantano. Camminiamo pianissimo perché siamo ipercarichi. Vai, dai, c'è l'asfalto più avanti. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta, dai. Una passeggiata e salute. Ultime parole famose, l'ultimo pezzettino, guarda come slitta, ce la facciamo? Sì, dai. Diciamo. Diciamo di sì. Ok. Qui dobbiamo girare a destra. Guarda a destra? Sì. Perfetto, togliamo quello. Così consumiamo anche meno benzina. Salita. Adesso il problema è fare la marcia, la retro qua. Poi facciamo, ah beh, sì, possiamo andare avanti, vediamo se troviamo un posto per fare manovra, perché qui adesso è un po' un casino. Gestione carico e via, abbiamo sbloccato anche questa. Ora possiamo onestamente, ah, c'è la cisterna. Dovremmo fare manovra. Vediamo un po' se ce la facciamo. Piano piano. Questa telecamera non l'ho messa io, l'ha messa il gioco perché c'è il palo della luce. Allora, vediamo un attimo se riusciamo ad uscire da questo guaio. Sembriamo bloccati. Non so se dall'albero o da qualcosa. C'è la telecamera che... No, niente. Se riusciamo a agganciare il rimorchio. Ok, niente, stacchiamo il rimorchio. Ma che cavolo è successo?
C'è qualcosa che non mi quadra. Siamo rimasti proprio iper incastrati. Non capisco. Allora, vediamo, facciamo che è giorno. Perché c'è qualcosa che ci blocca? Ma non capisco. Ah, forse ho capito. Vuol dire che il gancio del rimorchio... No. Non c'è nessun punto dove agganciarci, no? Però... Ho capito. No. Tiriamo il gancio. Andiamo con la gru. Vediamo, eh? Se con la gru riusciamo ad fare qualcosa. A spostarci, non lo so. Perché siamo... Se riusciamo a spostare almeno questo, no, eh? No. Allora. Cercando di vedere se riusciamo a fare qualcosa. Ok. Ci spingiamo con questo. Perfetto. Niente, slittiamo come delle bestie. Vediamo un attimo, eh. Modalità gru. Niente. Che siamo rimasti bloccati. Dai, dai, perfetto. Via. Ok. Ci andiamo a ribaltare. Lasciamo il verricello. Ripristina gru. Attiviamo il gancio. No, eh. Guardate che posizione siamo. Che cadiamo. Grande. Non so come abbia fatto, ma ce l'ho fatta. Perfetto. Aggancia verricello. Sì, lo so, è stato un po' tediosa la cosa, però ce l'abbiamo fatta. Ok. Poi ci mettiamo di qua. Aggancia verricello. Treniamo un attimo questo. Perfetto, fermo lì. Vediamo se ce lo fa agganciare così il rimorchio. No, eh. Fammi vedere com'è. Ok, lo muovo così. Quindi aggancia questo qua. Perfetto, andiamo. Lui ci segue. Perfetto. Fermo così. Collega rimorchio, no?
Perfetto. Wow. Portiamoci il rimorchio al garage. Nel frattempo potremmo fare qualche altra missioncina, ma anche se vorrei sbloccare quel potenziamento, eh. Portiamo questo qui al garage e magari sblocchiamo il potenziamento che abbiamo lì vicino. Facciamo una curva abbastanza larga. Abbiamo sempre problemi di benzina. La prendiamo in velocità. Anzi, dobbiamo essere un po' più scarichi. Dovremmo farcela. Ci aiutiamo col verricello. Piano piano. Piano piano. Ce la facciamo? Slittiamo a bestia però. Gli alberi qua li facciamo cadere tutti secondo me. Infatti. Ah, il palo della luce è il migliore. Vai. Grande. Allora, camminiamo piano. Cominciamo a slittare. 3, 2, 1. Ci siamo. Perfetto. Wow. Siamo abbastanza lunghi, eh. Se camminiamo così abbiamo 2, 4, 6 slot per fare le varie missioni. Sono sempre 6 slot. Qui c'è la missioncina, ma noi vorremmo fare qualcos'altro. Sì, no, vi ricordo che si può fare il tasto recupero e andiamo direttamente in garage, ma onestamente, quando posso mi piace guidare in tranquillità. Anche perché sennò diventa abbastanza, diciamo così... Non dico cittare, ma abbastanza facile. Onestamente mi piace il gioco, mi piace guidarmela piano piano, andare in giro. So che magari nel gameplay potrebbe essere tedioso, magari non mi piace, fatemelo sapere. Se vi va bene oppure no, scrivetelo nei commenti. Come sempre, vi ricordo che potete supportare il canale con un like, iscrivetevi se volete, lasciate commenti, fate quello che volete, siate liberi. Se volete solamente guardarvi il video e non volete iscrivervi, fa niente, non è un problema. L'importante è che passiate un po' di tempo in serenità, in relax, vi divertiate, oppure capite com'è il gioco alla fin fine. Lo scopo di un gameplay è anche, oltre che l'intrattenimento, è anche scoprire se questo gioco è adatto per voi oppure no. Io personalmente ci sono stati molti giochi che ho guardato prima il gameplay un attimino per vedere se quel gioco era idoneo a me oppure no, perché se mi piaceva, se faceva al caso mio oppure no. Beh, normale, no? Perché diciamo che il trailer nei videogiochi è un po' fuorviante a volte, eh? Un po' troppo forse, eh? Se ne approfittano un pochettino. Magari dal trailer vedi cose, dici wow, poi magari ci giochi e ti aspettavi altro. O viceversa, magari il trailer è scarsissimo e dici ma che gioco brutto, e invece è un bel gioco. Comunque,
scherzando, ridendo, parlando e chattando, siamo arrivati a destinazione, ovvero al nostro garage. Finalmente, così possiamo posteggiare questa bestia che abbiamo dietro. Lo lasciamo. Dove? Vabbè, lo lasciamo direttamente con il cemento sopra. Magari lo disimballiamo, così possiamo caricarcelo con la gru quando vogliamo. Ecco qua, c'è una collision che non è fatta benissimo. Giriamo tutto, bravo. E lo lasciamo proprio qua accanto. Esatto. Disimballa carico e... No, ho sbagliato. Stacca rimorchio, avvia. E andiamo qui. Entriamo in garage. Ci abbiamo... Ah, ecco, appunto. Volevo questa. Abbiamo cose nuove qui? No. Tutto bloccato. 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 Pneumatici. Abbiamo questi che sono i migliori per adesso. Altri non ne abbiamo. Gancio traino, abbiamo questo. Poi telaio, questi sono ancora bloccati. E la presa d'aria è questa. Ok, niente. Ah, volevo cambiare il paraurti. Giusto. Mi sono ricordato che le pedane, il tettuccio. Beh, sì. Non è male, però questo qui è veramente orrendo. Vabbè. Tre agenti nebbia, luci piccoli. Vabbè, montiamo, tamarriamolo un po', dai. Questo pezzo è adatto anche a un altro camion che possiedi. Ok, vai. Non so onestamente se tutta questa roba appesantisce oppure no. Vabbè, allora. Ecco, adesso abbiamo le luci. Che sono bruttissime, perché... Però quelle sopra ci fanno molto più luce. Ok. Vediamo un po', perché pensavo che si potessero spegnere onestamente. Noi dobbiamo andare qui, quindi per andare a prendere quel pezzo lì ci dobbiamo fare questa strada, poi andiamo qui, passiamo dal benzinaio, camminiamo dritto, praticamente non è in questa, cioè ci conviene, non lo so se ci conviene da qui oppure, no, da qui è impossibile, da qua ci conviene. Proviamo. Proviamo. Vediamo come va. Ah, è cambiato anche l'interno oppure no? No. Non lo so. Forse no. Incominciamo a mettere il 4x4. Però abbiamo... In questa macchina abbiamo i pneumatici per tutte le strade, quindi non dovrebbe essere un problema. In teoria dovrebbe farcela. Ci aiutiamo un attimo col vericello, perché passiamo tranquillamente. Non abbiamo i pneumatici perfetti, però diciamo che sono abbastanza ottimi. Passiamo anche le pietre, perché per adesso abbiamo pneumatici per tutti i terreni, se non mi ricordo male. Qua salta come non so che, una cavalletta. Occhio alle pietre, queste pietre qua. Oh 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 oh. Questa non me l'aspettavo, però non ci siamo fatti male. Notasi che la macchina si sporca solo sul lato dove si è ribaltata. Grande.
piccola chicca. Questa è una cosa molto carina. Sembra insignificante, però è piacevole da vedere. Qui ce la prendiamo un attimo sulla destra, perché dall'altra parte c'è un casino. Siamo arrivati al benzinaio. In teoria dovremmo avere il pieno anche sul... su tutto. Ah, poi c'è anche questa qua. Questa qua sarebbe bella farla, vedi? Non so perché ci siamo fatti del male. Scusa, fammi vedere un attimo questa qua. Mostra in carico. Cisterna di petrolio mancante. Un po' di problemi, amico. Manco un cisterna di petrolio mancante. Probabilmente è stato... Questa la potremmo fare volendo, eh. Ma non adesso. La nostra missione adesso è andare a prendere il potenziamento. E vediamo cosa ci sblocca quel potenziamento lì. Andiamo a fare un po' di off-road. Dobbiamo andare sulla destra, giusto? O no? Era qui? Eh sì. Cioè, onestamente è dopo, è lì, però è uguale. Però adesso con i pneumatici nuovi è una passeggiata a camminare qua, eh. Prima avevamo fatto veramente fatica. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a... Qua ci sono un sacco di alberi, è un casino. Passare, vediamo un attimo. Ora, noi dobbiamo... Vediamo se riusciamo a... O circunnavighiamo il laghetto lì, oppure passiamo in mezzo agli alberi. Vediamo un attimo, eh? Vediamo un po' la strada, qual è la strada migliore. Qua c'è una pietra. E le pietre sono bruttissime, quindi ci aiutiamo col berricello. C'è l'albero che ci ha attratto nella sua morsa. Allora, ah, ci tiriamo via un attimo da quest'albero. Grazie. Che è successo? Ah, proprio ci siamo agganciati. Vabbè, ci siamo un attimo impantanati, però fortunatamente questo posto è pieno di alberi. Quindi possiamo fare così e ci tiriamo indietro. Ci aiutiamo con la retromarcia. Ok. Infatti abbiamo fatto il buco. Che qui si affossa molto velocemente. Ah, perché ci sono anche le pietre qua. Perfetto. Piano piano, vediamo se ce la facciamo. A me sembra di no. O sembra di sì. Non lo so. Di camminare sta camminando piano piano, eh. Facciamo così. Esatto. Spostiamo un po' e poi certo potevo scegliere un'altra strada volendo. Ok,
Adesso andiamo a vedere dov'è. Il potenziamento è... Quindi dobbiamo andare tutto di qua. Quindi dobbiamo passare qui e poi qua. Andiamo, proviamo. Aggiriamo queste pietre. Di là. Ma di qua c'è... Ci passiamo di qua? Sì. Sì, sì. Here we go. Ce l'abbiamo fatta. Via. Snowrunner. Disponibile per il camion attuale. Attenzione, un nuovo cambio. È un nuovo cambio. Ottimo. Benissimo. Disponibile per l'acquisto e disponibile per l'installazione. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, signori. Abbiamo preso un altro potenziamento. Questo ci piace. Per la prossima volta andremo a sbloccare questo. E questo. E questo e questo. C'abbiamo un sacco di roba da sbloccare. Ma questo succederà la prossima volta. Bene. Spero che vi siate divertiti. Il gameplay finisce qui, in questo pantano, dove ci abbiamo anche l'albero che si compenetra con la nostra macchina. E con questo spettacolo bellissimo della cascata, io vi auguro la buona serata. Se è sera, e lo state guardando di sera, buongiorno. Se lo state guardando di giorno, buon mattino. Fate quello che volete. Insomma, come sempre, ricordatevi, siete mitici ed alla prossima. Bye bye.